famoso circolo delle quinte. Il famoso circolo delle quinte è fondamentalmente l'insieme delle 12 scale che partono dai 12 semitoni, okay? 12 scale maggiori, quindi esistono 12 scale maggiori, quante sono le note, ognuna di esse dà origine a 12 tonalità diverse, partendo dalla scala di Do maggiore e quella di quindi dalla nota di Do, se ci muoviamo verso l'alto, quindi da Do, ci spostiamo di una quinta giusta, quindi 3 toni e mezzo, troviamo la prima scala che ha come tono, diciamo come alterazione i diesis, ok? Lo vediamo qua nell'orologio sotto. Se mi muovo verso destra da Do maggiore, trovo la prima scala maggiore che si chiama Sol maggiore, ok? Questa scala, se io rifaccio il DNA tono, tono, semitono, faccio tono, Sol, La, tono ancora La, Si, semitono, Si, Do, ok? Tono, Do, Re, tono, Re, Mi, tono, avrei, qua adesso avrei il Fa, ok? Però devo fare un tono, ok? Quindi aumento questa nota qua, ok? Fa diesis, Sol, ok? Quindi la scala di Sol maggiore ha bisogno di alterare il Fa per ridiventare una scala maggiore, perché sennò suonerebbe, ok? Non ha questo suono. Ok? Questo è esattamente invece il suono della scala maggiore partendo da Sol. Ok? Ora, questa alterazione decidiamo di chiamarla col diesis, cioè le alterazioni sono due: o più avanti di un semitono si dice diesis, o indietro di un semitono si dice bemolle. Ok? Quindi una nota, l'aumento di un semitono, Do diesis, Do bemolle, La diminuisco di un semitono. Ok? Ora, quindi partendo da Do centrale, ci muoviamo di una quinta nell'orologio, troviamo la scala di Sol maggiore. Quella ha un'alterazione che abbiamo detto che è il Fa diesis. Se invece da Do scendiamo di una quinta, 3 toni e mezzo, troviamo la scala di Fa, ok? La nota Fa. Da lì facciamo partire la scala maggiore, quindi facciamo Fa Sol un tono, Sol La un tono. Ora dobbiamo avere un semitono, quindi noi nel pianoforte però dobbiamo utilizzare il tasto nero, quindi andare al La diesis, ok? Questa volta non lo chiamiamo La diesis, ok? Lo chiamiamo bemolle, ok? Perché? Perché anche questa scala, se andiamo avanti, ok? Chiamiamolo bemolle, Fa Sol La Si bemolle, poi fa tono Do, tono ancora Re, tono ancora Mi, e poi semitono Mi Fa, che nel pianoforte infatti non c'è neanche il tasto nero, ok? Ora, la scala di Fa maggiore ha anch'essa un'alterazione, ok? Fra il terzo e il quarto grado, mentre invece quella di Sol maggiore fra il settimo e l'ottavo, infatti sono lì i problemi, no? Fra il terzo e il quarto grado c'è il semitono nella scala maggiore, no? Ok, allora i grandi studi della musica hanno detto, facciamo una serie di scale dove le alterazioni le chiamiamo diesis e una serie di scale dove le alterazioni le chiamiamo bemolli. Perché questo? Per tenere la continuità della scala, dei nomi delle note, ok? Perché in realtà le note sono 12, ok? Nel sistema temperato, però in realtà i nomi delle note sono 7, ok? Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, ok? Quindi una scala di Sol maggiore può essere Sol, La, Si, Do, Re, Mi, Fa diesis, Sol. Non potrebbe essere Sol, La, Si, Do, Re, Mi, Sol bemolle Sol, ok? Perché cioè sarebbe stupido, no? Ok? Come Fa Sol La diesis Do, cioè Fa Sol La La diesis Do per fare la scala, cioè. Quindi creiamo 7 scale con i diesis, 7 scale con i bemolli. Questo è il circolo delle quinte. Questo orologio che cosa vuol dire? Se mi sposto a destra, trovo ogni volta che mi sposto di una quinta da Do, trovo la scala di Sol, ne ha 1, ok? Mi sposto di un'altra quinta, trovo la scala di Re maggiore, che ne ha 2 di alterazione. Mi sposto di un'altra quinta, trovo La, ok? La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Sol, Fa, Mi, Re, Do, Si, La. Questa scala ha Do diesis, Fa diesis e Sol diesis come alterazioni. 3 alterazioni abbiamo detto. Mi sposto di un'altra quinta, trovo Mi, che ne ha 4, Si, di un'altra quinta che ne ha 5, Fa diesis che ne ha 6 e poi Do diesis che ne ha 7. Ovviamente come Do maggiore ne ha 0, Do diesis maggiore ne ha 7, quindi sarà Do diesis, Re diesis, Mi diesis, Fa diesis, Sol diesis, La diesis, Si diesis, Do diesis. Ok? Così dall'altra parte le scale con i bemolli, altre 7, ok? Da Do scendo, Fa maggiore la prima,
Si bemolle maggiore è la seconda, Mi bemolle, La bemolle, Re bemolle, Sol bemolle, Do bemolle, ok? Fino a 7 bemolli, ok? Alcune di queste scale, ovviamente, cioè tutte quelle scale che diciamo stanno su un'alterazione, ok? Sono omofone, ok? Quindi alla fine arriviamo a 12 tonalità perché la scala di Si maggiore, ok, è omofona alla scala di Do bemolle maggiore, perché la nota Do bemolle dal Do scende un semitono è la stessa nota del Si, ok? Quindi Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, La, Sol, Fa, Mi, Re, Do, Si è uguale a Do bemolle, Re, Mi, Re bemolle. Mi bemolle, fa, fa bemolle, Sol bemolle, La bemolle, Si bemolle. Sì, è difficilissimo dirlo col bemolle. Ok, sono omofone, si dice, no? Il suono è lo stesso, però si dicono in due nomi diversi. Quindi, alla fine, togliendo queste scale, le scale sono 7 più 7, come si dice? 7 più 7, 14 meno 2 arrivano a 12, no? Quindi, ogni volta che appare un